Ciao adorabili amici, il video di oggi l'ho registrato durante l'Early Access per lo streamer event di Throne of Eldraine. La gentilissima Wizard mi ha dato la possibilità di provare in anteprima le carte di Throne of Eldraine con un account temporaneo che ha accesso a tutte le carte presenti su Magic Arena. Durante l'evento ho fatto una diretta su Twitch, vi ho chiesto nei giorni passati di mandarmi un po' di liste, ma il deck di oggi è una creazione che abbiamo fatto durante lo streaming, un Azor artefatti davvero spicy. La premessa che vi faccio prima che voi spendiate wildcards per il deck è che è ancora molto presto per capire se questo sarà un deck performante oppure no in standard. Comunque, questo deck mi ha divertito un casino e quindi ho deciso di portarlo qui su YouTube. Allora, adorabili amici, questo è un deck che mi sta piacendo un casino, utilizza molte delle mie carte preferite di Eldraine, più purtroppo usa Teferi. Diciamo che Teferi dà un bel boost all'archetipo. Detto questo, qual è la carta alla base di tutto? È Dance of the Mans. Costa X, uno bianco e uno blu, e dice: fai tornare in gioco X artefatti o incantesimi non aure con costo di mana convertito pari o inferiore a X sul campo di battaglia. Quindi resuscita a manetta tutte le nostre carte, se X è 6 o più diventano dei 4-4. E può accadere che facciamo una Dance of the Mans da 8. È fortissima sta carta, raga, è fuori di testa, fuori di testa. Detto questo, questa versione del deck è ancora una prova, è una bozza. L'idea è automillarci con Emry e col Gargoyle per avere carte nel cimitero da rianimare, e anche con Emry, carta anche questa davvero forte, che ci permette di rigiocare una carta dal cimitero tappandola, quindi noi ci automilliamo e praticamente il nostro cimitero è come se diventasse una seconda mano in questo deck. Per ottimizzare il tutto giochiamo tanti artefattini che costano poco, che poi potenziamo con l'Overseer MVP, anche lui. Potenzia la board, rende ciccionissimi i nostri artefatti. Se lo giochiamo già nei primi turni e l'avversario non ha una risposta, fa cose bruttissime e sgarbatissime. Vediamo gli artefatti che costano poco. Uno è il Gargoyle, questa cosa automill mi garba un sacco. Gargoyle è davvero forte. In difesa ai primi turni è un ciccione enorme. In late è un volante ciccione che può attaccare l'avversario e appunto lo potenziamo con Overseer, diventa davvero tosto da gestire per l'oppo. Poi abbiamo Witching Well e Golden Egg che ci fanno fare un po' di value, ci fanno pescare, ci fanno fare scry, ottimi target da resuscitare con Dance of the Mans se abbiamo bisogno di vita nel caso di Egg o abbiamo bisogno di pescare nel caso sempre di Egg e di Witching Well. Poi giochiamo il 4x di Glass Casket che insieme all'1x di Prison Realm sono i nostri removal, essendo che siamo un mezzo aggro, non proprio aggro, però un mezzo aggro, ci piace l'idea di togliere creaturine all'avversario. Detto questo, poi in standard è pieno di target forti che costano 3 o meno, quindi Glass Casket ottimo. Ginger Brute, carta stupenda. Se la metto qua la vedete meglio, sì. Ginger Brute, raga, è fortissimo. Non, guardate, non pensavo, ma il fatto che abbia haste, il fatto che non possa essere bloccato se non da creature con haste, pagando uno, e in più ha un food, però in questo deck non ci sono tante sinergie con food, lo rende un early drop fortissimo. Anche quando lo resuscitiamo con Dance of the Mans, diventa un 4-4, paradossalmente imbloccabile. Poi appunto lo potenziamo con Overseer, lo rigiochiamo con Emry facilmente. Carta ottima, in questo deck brilla decisamente. E l'altra carta che brilla, che ho tenuto per ultima, lo Stone Coil Serpent, troppo troppo forte, perché lo giochi in qualsiasi momento della partita. Capita che con Steel Overseer lo giochi anche pagando 1, lo giochi come 1-1 Reach Trample, tanto poi con l'Overseer lo pompi a manetta. E oppure in late diventa ciccione impressionante. Comunque un deck che in standard sfrutta l'Overseer, quanto l'ho aspettato. Il mio sogno di giocare Affinity in Real, in Modern, è stato spento, bruciato dal costo dei Mox.
Quindi finalmente posso giocare Overseer in modo decente. Comunque ho altri deck basati sugli artefatti, basati anche su Dance of the Mans. Ribadisco, siamo proprio all'inizio, è proprio la prima versione. E ringrazio ancora Wizard per avermi dato l'account VIP di Zio Gengar. Gli ho chiesto che mi chiamassero Zio Garbe, ma purtroppo è andata così. Vi ricordo che in descrizione, oltre alla decklist, trovate tutti i miei canali social. Se volete scrivermi, diciamo che il canale che preferisco perché vedo meglio le notifiche, vedo meglio i messaggi, è Instagram. Altrimenti potete scrivermi su Discord, sia in una chat con tutti gli altri adorabili, sia che in privato. E vi ricordo anche di seguirmi su Twitch, dove faccio tante e garbatissime dirette. Ed è un mezzo davvero figo che ho per interagire con voi in tempo reale. Mi sto divertendo un sacco su Twitch. Trovate sempre il link in descrizione. Allora, sulla draw abbiamo doppia isola, Ginger Brute, Overseer. Ah. Dance. Io la terrei. E farei Ginger Brute piuttosto che Witching Well, solo perché abbiamo l'Overseer. E gli diamo un po' di value. Gli diamo un po' di value. Bella la volpe. Armored. Rosso, no, rosso. Internet Jesus, perché mi giochi rosso? Allora, facciamo Ginger Brute. Il prossimo turno facciamo comunque Overseer. L'Overseer da quando non c'è Chain Wheeler è diventato più simpatico. È davvero monorosso Cavalcade. Dai, ma come fai all'evento degli streamer a giocare Cavalcade? Sei proprio sgarbato. Allora, vediamo se riusciamo a punirti in qualche modo. For your sgarbataggine. Rakdos Cavalcade. Vabbè, almeno un po' più spicy. Butcher. Quando muore, io lo esilio. Non blocco. Facciamo così, facciamo Witching Well. Stone Coil Overseer. Non attacchiamo. Quattro mana, zii. Runaway Steamkin. Sgarbato. Oh, la nuova animazione. Vabbè. Vabbè, vabbè. Perché? 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 Che mi vuoi combinare? Perché l'hai fatto? Te lo chiedo seriamente. Allora, Runaway. Runaway mio. Prossimo turno facciamo Stone Coil. Eventualmente Teferi. Potremmo andare col Ginger Brute. Li spingo sti danni. Ma sì, spingiamoli sti danni. Incassiamo il Runaway. Però spingiamo un po' di danni. Prossimo turno abbiamo il Serpent. GG, easy contro Cavalcade. Easy. Siamo sulla draw. Non è il massimo. Non è il massimo. Abbiamo Gargoyle e Teferi però. Teniamo. E abbiamo Casket se ci aggra malamente. Blu. Prego. Blu nero. Gargoyle, ok. Sai come rispondo io alle signore Gargoyle? Così. Eh,
rispondiamo così alla signora Gargoyle. Tu hai la faccia di un Mill. Conferma se sbaglio. Mi sa che faccio Overseer. Ok. Signorina del massacro, eh. Signorina del massacro, è un po' un problema. A me va bene. A me va bene. Tre carte. Quattro carte. Allora, lui sicuramente mi vuole millare. E ti dirò, a me sta anche quasi bene. Abbiamo doppia man dance. In realtà la faccio. O aspetto di far Teferi. No, proviamo a fare Dance of the Mans. Giusto perché così potenziamo. Ok, l'abbiamo fatto. Perché no? Vanno tutti al cimitero, tanto. E mi sta bene averceli al cimitero, che abbiamo l'altra dance. Va bene. Va bene. Nice. La salvo. Cavaliere. L'hai fatto, vediamo cosa ci uccidi. Lui sacrifica. Va bene. Prison Realm. Buono. Emery. Emery muore però. Emery muore. Sì, Emery muore. Non si sa mai che la riusciamo a shufflare con le fetch. Ora, il mio dubbio è... Sì, potenziamo comunque il Gingerbrut. Due carte in mano. Calderone. L'hai fatto, zii. Mio turno. Altra dance. Another dance. Tu cos'hai al cimi? C'hai roba brutta. Ok, non abbiamo visto. Teferi fa una brutta fine. Non abbiamo visto terra, la speranza era vedere terra e fare glass. Dunque giochiamo Stone Coil pre-combat perché lo potenziamo. E attacchiamo col Gingerbrut. La nostra board inizia ad essere interessante. Wall si automillerà e prova a fare Calderone. Ok. Calderon, ok. E ci attacchi Teferi, immagino. Non blocchiamo. Another Teferi. Non ce la rischiamo in realtà. I've got time. Questo inizia a essere un po' sgarbato. Bloccherà il Gingerbrut? No, ok. Abbiamo un Teferi per fargli togliergli gli ultimi bloccanti.
Vediamo cosa può fare. Abbiamo anche Dance, se fa AoE. GG. Mena l'Overseer, mena. Siamo sulla draw, abbiamo Egg, Gargoyle, Emry, Teferi. Allora, la teniamo. Non abbiamo drop a 1 per fare Emry a turno 2, però. Ok, sembra che giochiamo contro Mirror. Potevamo fare Stone Coil a 1, però sarebbe stato eccessivamente ottimista. Vediamo se milla me o milla lui. Ok, Emry è diventata magicamente più forte ancora. Facciamo Gargoyle, così il prossimo turno facciamo Egg per vedere terra. Niente, ok. No, però. Autotapper. Draw Ginger Brute, ok. Emry. Passo. Qua ti stiamo un po' aiutando ad automillarci, però poi abbiamo un po' di opzioni dopo. Emry, possiamo riprendere. Va bene, vediamo, ci dà ancora più opzioni. Bene, bene. Possiamo riprendere l'Overseer e fare Ginger Brute. E poi abbiamo una Dance da 3. Overseer. Che giochiamo? Teferi non fa ancora nulla. Porfibletop. No, non si dice. Oh. Ops. Oh no. Quattro. Ok. Giochiamo lo Stone Coil. Giusto perché il prossimo turno può attaccare. E noi siamo praticamente morti. Questo è un problemino. Piccolo e gentil problemino. To the end of combat. Stonko il può attaccare sui muri. Teferi, non ce ne facciamo nulla. Proviamo a fare egg. 26 carte, porca era. Possiamo attaccare Ashok. Oh, sgarbato qua. Va bene, Ashok è morto, almeno, almeno. Ginger Brute, imbloccabile. Agli attaccanti. Ginger Brute attacca Ashok. Stone Coil lui, Lontradamus. Ok, andiamo ai danni e tappiamo l'Overseer. I
visto che temiamo un altro Ashok, facciamo Stone Coil a 1. Lui ha 14. Due carte al cimitero. No, come? Abbiamo vinto. Che partita strana.